Sfottò da Amendola e Cattelan, la Lazio Belve e la Rai, social scatenati. L'ultimo in ordine di tempo è stato Claudio Amendola che ha raccontato come, anni fa, togliesse i giocattoli a suo figlio dicendo, te li hanno rubati i laziali. Ma poi ha aggiunto glieli ridavo e dicevo che erano stati i romanisti a restituirli. Amendola ha parlato a Belve, il programma di Francesca Fagnani. La Lazio non ha gradito. Così come non aveva gradito le battute di Alessandro Cattelan, a Roma c'è solo la Lazio. In tono ironico, e quelle del comico Stefano Rapone che, sempre da Cattelan, aveva detto, la mamma del laziale è una sex worker. Apriti cielo. Per questo il club biancoceleste oggi. Pubblicando una foto con Amendola, Fagnani, Rapone e Cattelan, ha preso la parola e ha twittato, ogni maledetto martedì un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico. Belve o Pavoni, avanti il prossimo. Noi siamo aquile e voliamo alto, sopra le vostre ossessioni. Noi, manipolo di fratelli. Tweet Lazio contro la Rai, social scatenati. Il tweet della Lazio ha scatenato, ovviamente, i social. I tifosi della Lazio ne sono orgogliosi, bravi, avete mangiato in testa Giulio Cesaroni, uno dei personaggi più noti di Amendola. NDR, gli altri invece hanno avuto da ridire, siete voi gli ossessionati. E siamo solo all'inizio delle reazioni. Virgola.